Ciao a tutte ragazze! Oggi, per festeggiare con voi i 3 mesi del mio canale YouTube, ho deciso di aprire un giveaway. Partecipare al giveaway è molto semplice, basta che seguiate tutte le regole che vi lascio scritte nell'info box sotto al video e che non sto a ripetervi a voce per non fare confusione. Il giveaway rimarrà aperto da oggi fino alla mezzanotte del 31 maggio, dopodiché lo chiuderò e tempo qualche giorno estrarrò il nome del vincitore o della vincitrice. E lo comunicherò sempre nell'info box sotto al video, per cui voi tenete quello come punto di riferimento. I regalini che ho deciso di inserire nel giveaway, innanzitutto voglio premettere che non sono assolutamente oggetti di valore, ma prodotti di make-up di utilizzo quotidiano, che io ho acquistato innanzitutto per me e sto già utilizzando, mi trovo molto bene, anche perché appartengono a 3 marche molto famose e amate da tutti noi, che sono Kiko, Essence e Bottega Verde. Per cui spero di fare cosa gradita, appunto, a condividere questi prodottini insieme a voi. Passo adesso a presentarvi nel dettaglio i prodotti, cambiando inquadratura per maggiore comodità, e ci vediamo alla fine della presentazione per i saluti. Allora ragazzi, come vedete ho allineato sul tavolo tutti i prodottini che ho deciso di mettere in palio nel giveaway. Partiamo da Bottega Verde, per cui Bottega Verde innanzitutto è un marchio che io non conoscevo tantissimo, perché ha aperto proprio da poco un negozio nel centro commerciale vicino a casa mia. Allora sono andata a dare un'occhiata e mi hanno colpito molto gli smalti e ho deciso di acquistare questi 3. Allora, partendo da questi 2 che vi ho già mostrato in un video precedente del quale vi lascio il link, è stato questo bel azzurro che si chiama Tropical Blue, molto bello, e questo bel fucsia cangiante che si chiama Lampone Iridescente. E poi, e questi qua li ho acquistati anche per me. Solo per voi ho acquistato questo qui arancione, che si chiama Tramonto Tropicale, e non l'ho acquistato per me solo per il semplice motivo che era l'ultimo, per cui ho deciso di rinunciarvi io, anche se è un colore molto bello, ma su di me l'arancione non è che faccia un effetto, come vedete sono molto chiara, per cui io l'ho provato nel tester in negozio e vi assicuro che è un colore veramente meraviglioso, molto glitterato, proprio d'effetto. Per cui questi sono gli smalti Bottega Verde. Poi, sempre di Bottega Verde, siccome appunto, come vi ho detto, il negozio era aperto da poco, mi hanno regalato questa welcome box in edizione limitata contenente 3 creme, una crema viso all'acido ialuronico, una crema corpo alla vaniglia nera e una crema mani allargante il Marocco, molto buone. Io vi dico, siccome mi hanno regalato praticamente 2 di queste scatole, perché sono amica della commessa, una delle 2 ho deciso di regalarla a voi. Io sto utilizzando la crema mani, ha un profumo molto buono, mi piace molto, e quindi la ragazza che vincerà il giveaway riceverà anche appunto questo regalino. E poi, passando alla Essence, ho preso innanzitutto questa bustina a qua, molto carina e molto comoda, che fa sempre appunto piacere avere, perché una bustina in più può sempre far comodo. E all'interno ho inserito questi prodottini qua. Innanzitutto qualche prodotto per nail art, per cui innanzitutto il dotter a doppia punta che si chiama Nail Art Duo Stylist, molto carino col manico rosa, e come vedete è dotato appunto di 2 puntine, una un po' più piccola, molto comoda per magari tirare sui glitter o gli strass, mentre l'altra un po' più grande, molto utile per fare i dot, e per cui i pallini, che è un tipo di nail art che io amo molto perché è molto semplice ed effetto. Anche qui mi vedete utilizzare questo dotter in un video del quale vi lascio il link, se vi interessa, e quindi questo è molto utile. Poi, sempre in tema di nail art, ho preso questi nail art sticker nella versione bling bling, ossia questi strass, questi piccoli diamantini di varie forme, molto carini. Anche questo me lo vedete utilizzare in un nail art tutorial semplicissimo, del quale vi lascio sempre il link se volete andarlo a vedere, e sono molto d'effetto, e oltretutto si applicano molto bene, molto facilmente, e soprattutto durano tantissimo per essere appunto dei nail sticker, comunque dalla Essence, che sappiamo che è un marchio abbastanza low cost. Però io devo dire che ho realizzato in pochissimo una nail art molto carina, molto fresca, primaverile, d'effetto, e soprattutto mi è durata parecchio, insomma quasi 2 giorni, quindi per me è già un record, perché sono comunque piuttosto una pasticciona, e quindi questo è inserito. Poi ho preso questa scatolina contenente 3 mini lip gloss, che esiste in 2 versioni. Questa qua che ho preso per voi è la See You in London, esiste anche la versione newyorkese, ed è praticamente un piccolo set composto da 3 lip gloss in versione mini,
come vedete, molto carini. Quelli di New York sono declinati su un rosa più freddo, più Barbie. Io ho deciso di acquistare questo per voi perché mi sembrano toni più nude, che vanno un po' più su tutto, diciamo, sia in termini di carnagione sia in termini di make-up. Per cui questo appunto è quello che ho messo in palio. E poi ho preso due palettine per occhi, che sono una, la Essence Sun Club, declinata su tonalità contenenti entrambe 8 ombretti, declinata su tonalità calde, per cui più adatta al giorno, anche all'estate, eccetera, ma contiene anche dei bei marroni. E poi quella della Essence Night Club, sempre formata da 8 ombretti, ma declinate su tinte più scure e più fredde, in particolare questo bluette è molto bello. Per cui più adeguato magari alla sera, un trucco più da discoteca e quindi insomma spero che sia gradito. E infine ci sono i prodottini della Kiko, che sono tre. Allora, innanzitutto questo smalto, Sugar Matte, per cui quello che, come vi ho già presentato nella video haul, di qualche settimana fa, è quello che praticamente ha il finish matte e sugar, nel senso che è un finish opaco e ruvido, come se ci fossero i granelli di zucchero all'interno. È una novità della Kiko. Ho deciso di regalare questo colore, il 643, che è un bellissimo verde che ho provato in negozio, è veramente d'effetto. Oltretutto il verde, il verde smeraldo in particolare, è il colore dell'anno 2013, per cui ho deciso di mettere lui in palio, molto bello. Poi ho acquistato un mascara nero, perché il mascara nero è sempre utile, il Luxurious Lashes Mascara, che adesso vi mostro solo chiuso per darvi un'idea del prodotto, ma non apro assolutamente perché è proprio quello che riceverà la vincitrice, per cui è quello col Big Brush praticamente. Molto bello, io lo sto utilizzando in questo periodo, ovviamente non questo, mi trovo molto bene perché guardate che unghia tutta sfaldata. Per cui mi si sfalda anche lo smalto, è orribile, e per cui lo sto utilizzando in questo momento, è molto bello, dura tanto, assolutamente incurva le ciglia, è molto scuro come colore, si strucca facilmente, per cui è un prodotto molto valido. Io ho il primo mascara che provo della Kiko, ma credo che sarà il primo di una lunga serie. Naturalmente è nero e non è waterproof. E infine questo rossetto Ultra Glossy Stilo nella numerazione 817. Vi mostro il mio perché questo è quello che riceverà appunto chi vincerà il giveaway. Vi mostro questo qui che è il mio, per cui è già utilizzato ovviamente. Come vedete è un bel rosa che a vederlo così sembra un rosa Barbie, ma in realtà è un rosa molto delicato e discreto. È quello che indosso io in questo video, per cui quando mi vedete a figura intera potete capire. Ve lo swatch al volo, come vedete è un rosa molto lucido, glossy, quasi trasparente, che come dicevo è molto discreto come rossetto, per cui va bene su, quasi su tutti i make-up. Io ad esempio me lo porto sempre in borsa perché è proprio un passepartout rossetto di questo tipo, per cui spero di aver fatto cosa gradita, scegliere questa colorazione che a mio parere va bene sia un po' su tutti i tipi di ragazza, sia su tutti i make-up, per cui riceverete questo. Benissimo ragazze, questo è tutto, io quindi vi aspetto, vi mando un grosso bacio, vi auguro buona giornata e ci vediamo presto al prossimo video. Un bacione a tutte, ciao!